Stadio Roma, il sindaco tempistica rispettata, sono fiducioso. Si avvicina un altro passaggio cruciale nell'iter di approvazione del nuovo stadio della Roma. Dopo la giunta e il municipio IV, a dover riconoscere il pubblico interesse del progetto sarà l'assemblea capitolina. Nelle prossime settimane infatti, la delibera arriverà in aula Giulio Cesare per l'approvazione propedeutica alla presentazione del progetto definitivo e all'attivazione della conferenza dei servizi decisoria. Un passaggio cruciale che avverrà rispettando i tempi previsti. Ne è convinto il sindaco Roberto Gualtieri che questa mattina è tornato a parlare della nuova casa giallorossa che dovrebbe sorgere a Pietralata. Noi siamo fiduciosi e confortati dal fatto che fino adesso si è lavorato molto bene. Con grande serietà e rigore e impegno da parte della Roma che sta lavorando seriamente con noi e noi stiamo rispettando tutte le scadenze. Le sue parole all'emittente radiofonica New Sound Level. Adesso siamo in un passaggio molto importante perché la parola è all'aula. L'assemblea capitolina naturalmente deve valutare e poi esprimersi, noi siamo fiduciosi che confermerà la nostra decisione di giunta, cioè che c'è un pubblico interesse. Che si tratta di un bel progetto utile a tutta la città, non solo alla AS Roma e ai suoi tifosi. Tra i principali nodi da sciogliere ci sono quelli legati alla viabilità e ai parcheggi, che dovranno essere incrementati. Ma il Campidoglio ha a cuore anche l'aspetto green del progetto, un tema messo in primo piano anche dai Friedkin. Ci sono delle prescrizioni da rispettare per valorizzarlo ancora di più anche dal punto di vista del traffico e della mobilità. È un progetto bello anche perché è green, che punta non a fare cubature aggiuntive ma a realizzare un parco e anche una riqualificazione di un quadrante. Noi adesso siamo in un passaggio, la strada sarà percorsa di tanti passaggi importanti. Ma la cosa importante è che stiamo andando avanti secondo la tabella di marcia. Nei piani del club c'è il sogno di disputare la prima partita all'interno del nuovo stadio nel 2027. Durante l'anno del centenario. Un'idea che sembra andare a braccetto con le intenzioni del sindaco Gualtieri e l'amministrazione capitolina.